Cosa penso di Fotoconti? Penso sia una idea lodevole perché mette in contatto diverse realtà in questo periodo in cui, come abbiamo detto più volte, si parla di fare rete, ma in realtà poi a fare rete sembriamo tanti dei pescatori, ecco, non reali persone, no? Quindi raccontare un posto, conoscendo persone nuove, approfondendo amicizie, perché magari con qualcuno già si conosce, però sotto questa realtà è sempre una cosa positiva. E Fotocunti, se dà questa possibilità a noi in questa occasione e se darà questa possibilità ad altri in futuro, sicuramente è un progetto più che lodevole perché non fa del bene solo alla fotografia, non fa del bene solo al paesaggio, ma fa del bene anche alle singole persone perché le mette in contatto fra di loro. A che cosa può giovare, secondo te, Fotocunti sulla tua carriera professionale fotografica? Al momento non so come rispondere a questa domanda. Prevedere il futuro è qualcosa che non mi compete, ma se un giorno dovessi arrivare ad un livello, sicuramente, un livello importante, sicuramente sarò molto riconoscente anche a Fotoconti che oggi, senza conoscermi, mi ha dato la possibilità per mettermi in gioco. Quali sono secondo te gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di Fotocunti? Aspetti positivi, come detto, sicuramente quello lì di mettere in gioco le persone, di stimolarle a dare il massimo in poco tempo e a cercare di essere concentrati e sul pezzo. Abbiamo avuto il tema, l'abbiamo dovuto svolgere in 2 giorni, quindi non è una cosa molto semplice, soprattutto se non conosci il territorio. Quindi questo l'aspetto positivo è quello di metterti in una condizione che anche se è di stress ti costringe ad essere creativo a livelli assurdi. Aspetti negativi è che purtroppo finisce domani.